Buon pomeriggio a tutti. Il tempo oggi soprattutto è davvero tiranno. Tantissime le cose da dire, pochissimo il tempo a disposizione, anche perché, come già anticipato la nostra dirigente, la novità, diciamo, metodologica di quest'anno consiste in una massiccia, e sempre più massiccia, speriamo, partecipazione attiva dei nostri studenti delle classi quinte. Tuttavia questo implica anche una riduzione dei tempi strettamente connessi alla divulgazione di concetti filosofici o letterari di cui trattiamo noi. Mentre sentivo parlare il dottor Valsesia, l'assessore, mi sono chiesto se il dottor Valsesia conoscesse e facesse esplicito riferimento, quando parlava dell'impegno, della responsabilità, della passione che l'attuazione della nostra Costituzione richiede, ebbene, facesse esplicito riferimento ad un discorso del gennaio 1955 tenuto da Piero Calamandrei. Forse sì, perché Piero Calamandrei usa le parole che ha usato l'assessore Valsesia, e sono parole, secondo me, bellissime, che ci insegnano tantissimo. Allora, il nostro compito è, col pochissimo tempo a disposizione, cercare di andare alle radici filosofiche, letterarie, perché no, religiose, dei 12 principi fondamentali della nostra Costituzione. Impresa non facile. Ma io partirei proprio, servendomi delle parole dell'assessore Valsesia, dalla lettura stringata, essenziale, non è possibile leggere tutto, dalla lettura della lezione che Piero Calamandrei, già di Giustizia e Libertà, noto antifascista, del Partito d'Azione, uno dei padri della Costituzione repubblicana, del nostro testo, della legge fondamentale di questo Stato, della legge che ci fa comunità, che ci fa Gemeinschaft, dovrebbe farci Gemeinschaft, comunità. Ebbene, partirei dalla lettura di questo passo famosissimo di Piero Calamandrei, che parlando agli studenti della statale, della Cattolica, scusate, di Milano, così ebbe a dire, e qui perdonatemi, devo leggere perché ovviamente a memoria non ricordo tutto, ebbe a dire della Costituzione. Spero che si senta. Allora, ebbe a dire, la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, ne parlava il dottor Valsesia, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere? Sta rivolgendosi ai ragazzi, come voi, un po' più grandicelli, ma non di molto. Quanto lavoro vi sta dinanzi? La Costituzione in fondo è un pezzo di carta, se la lascio cadere non si muove, perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità, altro termine a cui ha fatto riferimento il dottore. E poi ecco il punto che mi interessa particolarmente. Quindi voi giovani, alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, e questa è una delle gioie della vita, attenzione alle parole che seguono perché sono centrali nel discorso che vorrei sviluppare, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo. Ricordatevi queste parole, per favore. Noi siamo parte di un tutto. Questo è un concetto centrale per capire anche il senso dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che sono principi fondamentali della nostra Costituzione. Calamandrei continua e dice: in questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie. Quando io leggo nell'articolo 2, quello che vedete alle mie spalle in alto, quando io leggo nell'articolo 2 che l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale è fondamentale, ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour. O quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. E procede, va avanti, qui ci fermiamo, non la facciamo troppo lunga.
In questo passo c'è tutto il senso del discorso che vorrei brevemente oggi tenervi. Primo punto, Calamandrei è chiaro, la Costituzione è un pezzo di carta, di per sé non vive, da sola non vive. Se noi non ci mettiamo il nostro combustibile, lui dice, il nostro carburante, il nostro impegno, la nostra volontà civica, i valori, i principi, gli ideali che sono esposti in questa bellissima Costituzione, muoiono, non possono essere posti in essere. Non valgono niente, sono carta straccia, letteralmente carta straccia. La Costituzione è un impegno in piedi, tocca a noi farla vivere quotidianamente. E badate, per carità, mi rivolgo almeno a voi, non voglio certo rimproverare nessuno, non si è veramente italiani, non si è veramente cittadini italiani, se tutte le mattine quando ci si alza non si fa, come posso dire, atto di fede nei confronti di questi 12 principi fondamentali della nostra comunità politica. Diceva Ernest Renan nell'Ottocento che la nazione è il plebiscito di tutti i giorni. Si è cittadini di una nazione, l'Italia, soltanto se tutti i giorni, quando ci alziamo, diciamo di sì a certi valori, che sono poi quelli presenti, fissati nella nostra carta costituzionale, in questo caso. Ad esempio, i valori fissati nell'articolo 2 e nell'articolo 4, che parlano del dovere di solidarietà, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi la Costituzione non constata un fatto, ma ci impegna tutti i giorni. Altrimenti non siamo italiani, non siamo degni di essere considerati del titolo onorifico di italiani. Ci impegna tutti i giorni a cercare di attuare con grande fatica questo principio, un principio estremamente faticoso, un principio di solidarietà. Ma c'è dell'altro ovviamente in questo discorso che ho provato velocissimamente a leggere. Calamandrei si riferisce innanzitutto a Mazzini. L'articolo 2. Poi si riferisce a Cavour, poi si riferisce a Cattaneo. Più avanti, non l'ho letto, cita Beccaria. Potremmo aggiungervi Pisacane. Questi nomi diranno poco ai ragazzi di seconda, terza, magari quarta, se ce ne sono, ma di più quelli che fanno la quinta. Mazzini, il repubblicanesimo democratico. Cavour, liberalismo di Cavour, Cavour, quel Cavour che si è formato leggendo Adam Smith e John Locke. C'è Cattaneo, il repubblicanesimo federale, il federalismo di Cattaneo. Pisacane chi è? Uno dei primi grandi teorici del socialismo in Italia. E allora capite perché il mio professore Norberto Bobbio, molto tempo fa, 40 e più anni fa, dicesse, era il 1980, dicesse a tutti noi, a tutti i suoi studenti, ai suoi lettori, guardate che la Costituzione italiana, repubblicana, è frutto di un compromesso tra culture politiche diverse, unite, certo, unite, come no, certo, da che cosa? Qual è il ragionamento comune? L'antifascismo, la lotta contro il nazifascismo, ma culture politiche che avevano idealità molto diverse tra il repubblicanesimo democratico, il liberalismo, il socialismo, gli ideali cristiano-sociali. Si arrivò ad un compromesso tra queste forze politiche che avevano, ripeto per la terza volta credo ormai, cerco di far veloce, che avevano idealità e programmi anche molto diversi tra di loro. Fu un compromesso, la Costituzione è un compromesso, è il frutto di un compromesso, però intendiamoci, quando parliamo di compromesso, dice Bobbio, diceva, è morto ovviamente, noi possiamo dare alla parola compromesso un significato negativo, non so, penso che la maggior parte di voi intende il compromesso come una sorta di inciuccio, si dice così credo oggi, cioè pastetta, un cercare di accomodarsi in modo da garantire vantaggi personali un po' a questo, un po' a quello. Possiamo dare alla parola compromesso un valore negativo, un significato negativo, oppure un significato positivo. Ebbene, le grandi forze politiche del tempo, la Democrazia Cristiana, De Gasperi, che spesso confondo quando parlo con il professor De Gasperi, appunto, ce n'è in più,
la Democrazia Cristiana, oppure Togliatti, il Partito Comunista Italiano, queste persone, questi grandi padri della Costituzione, del nostro Stato, diedero la parola compromesso un significato assolutamente positivo. Cosa vuol dire compromesso? Cosa vuol dire compromesso? Vuol dire cercare un terreno comune, d'accordo, la possibilità di dialogare senza far ricorso alla violenza. Vuol dire cercare di capire anche le ragioni dell'altro, criticandoci, come no, certo. Quante volte dico ai miei studenti, qui ne vedo tanti, non dovete accettare con passiva acquiescenza quello che vi dico. Io non sono la Costituzione, non sono un padre costituente, però discutiamone. Voi dovete darmi delle motivazioni. Evitiamo la violenza, lo scontro, il volersi criticare da criticoni, però no, parliamo apertamente. E cerchiamo un terreno comune d'intesa, quello che fecero i nostri padri costituenti. Trovarono in questa carta, che è la Costituzione, un terreno comune d'intesa, in base al quale e sul quale dialogare, pur avendo programmi politici anche molto diversi. Guardate che alcuni erano comunisti, altri liberali, altri democratico-cristiani, per l'appunto, come ho detto. Bobbio è chiaro in questo, dice, ma la Costituzione repubblicana è sano tronco di ideali liberali su cui è stato innestato il pensiero socialista integrato dal pensiero cristiano sociale. Come è stato possibile questo? Perché queste forze così diverse dal punto di vista politico si sono poi trovate e nel 48, prima gennaio del 48, hanno fatto sì che la Costituzione diventasse la legge fondamentale dello Stato? Ma forse ce l'ha detto già, e qui vado avanti ad un altro punto, in un altro punto, ditemi se lo faccio tutto il mondo. Forse qui arriviamo già al nucleo centrale del discorso. Ce l'ha detto Calamandrei, perché Calamandrei, che fu deputato alla Costituente, quindi fu uno dei padri della Costituzione, Calamandrei ci dice che i padri costituenti, da De Gasperi a Togliatti, a Calamandrei stesso ovviamente, i padri costituenti sapevano benissimo che noi siamo parte di un tutto, che nessuno di noi è solo nel mondo, ma siamo parte di un tutto. Ecco, questa è la cosa che mi interessa di più, mentre in luce adesso. Vi dicevo prima, noi siamo alla ricerca, se ci riusciamo, delle radici filosofiche che stanno a fondamento della nostra grande Costituzione repubblicana. Democratici cristiani, liberali, comunisti, socialisti, azionisti si sono trovati perché erano consapevoli di essere parte di un tutto. Da dove viene questa idea? Per cui noi siamo parte di un tutto e dunque in quanto tali dobbiamo agire per il bene del tutto di cui siamo per l'appunto parte. Questa è un'idea vecchissima. Filosoficamente, in termini di storia della filosofia, questa è l'idea che potremmo dire, senza tema di esagerare troppo, esagerare sì ma non troppo, è il tema tipico di un modo di vedere la realtà, di un'ontologia che i greci chiamavano ontologia dell'en kai pan, dell'uno, en, kai e pan, tutto. L'idea per cui tutto è assolutamente connesso. L'idea per cui non è facile da spiegare, o forse lo è, però avrei bisogno di tempo. L'idea per cui un comunista si definisce tale in relazione ad un liberale, che si definisce tale in relazione ad un cattolico cristiano. L'idea per cui la realtà, in realtà, non è una sommatoria di cose che prima esistono e poi in un secondo momento entrano in relazione. Lo dicevo dei ragazzi di terza C forse l'altro giorno, non so, non li vedo qua, da qualche parte. Ah, eccoli là, scusa, non li vedevo. Non sono le cose ad esistere e poi ad entrare in relazione tra di loro, piuttosto è vero l'opposto, sono le relazioni che fanno le cose. Io esisto e sono ciò che sono in questo momento soltanto perché ho vicino a me il professor De Gasperis. Io in questo momento sono tristissimo per il fatto che c'è vicino a me il professor De Gasperis. Ti tocca, pazienza. Ma sono molto più contento, sono anche tu,
per il fatto di avere vicino a me la professoressa Valloggia. Io non esisto se non in relazione a te. Se non sono in relazione ai giornalisti che avrò più davanti, il signor Cometti, Dennis, io non sono ciò che sono. Se lui è giornalista, e se Gianni, signor Gianni Cometti è giornalista, è perché qualcuno leggerà i giornali. Come posso dire? Vi sfido a definire voi stessi senza usare aggettivi, termini relazionali, cioè che vi pongono in relazione con altri. Cosa sei tu? Dennis, che cos'è giornalista? Sei giornalista perché c'è qualcuno che legge un giornale. Che cos'è Elena o Giulia, giusto? O Claudia? Non contiamo Edoardo, però non conta niente. Che cosa sono? Cosa diresti? Giulia, cosa sei? Definisciti in termini non relazionali, non ci riuscirai mai. Cosa sei? Parla? Non so, di qualcosa di te. Definisciti, delimitati. Poni dei fines, dei confini a te stessa. Dai, cosa sei? Sei una figlia? Se sei figlia è perché avrai un padre e forse anche una madre, immagino, giusto? Sei studentessa? Sei studentessa perché purtroppo per te ci sono io, giusto? Ok? E così via, così via, così via. Claudia è seduta. Ma è seduta perché c'è una sedia. E ci sarà qualcuno che ha prodotto la sedia, giusto? Il produttore di sedie. E quel produttore di sedie esiste soltanto perché ha mangiato un mucchio di mucche. E, schopenhaueriamente parlando, sepolcro ambulante del prossimo, ha mangiato tante mucche. A sua volta, le mucche hanno mangiato tonnellate di erba, senza le quali le mucche non sarebbero. Senza l'erba non ci sarebbero le mucche né il fabbricatore di sedie e Claudia non potrebbe essere ciò che è in questo momento seduta. E così Elena, Edoardo non conta, lo lasciamo sempre da parte. Tutto dipende da tutto, tutto è connesso a tutto, vedrò giù Chiara che saluta. Tutto è connesso a tutto, questa è la grande verità dell'Encaipania. Uno è tutto, senza di voi io non sarei ciò che sono, stanco in questo momento, perché preferirei andare a giocare alla PlayStation, lo dico proprio nudo e crudo, veramente. Purtroppo ciò che il tizio, vabbè, evito le battutacce. È così, questa è la grande realtà. La realtà è una sola, presenta innumerevoli differenze. Stefano Croce non è, che ne so, Bianca Guenzi. E Bianca Guenzi, no, grazie a Dio, sì. E Bianca Guenzi non è Thomas Poletti, ok? Tutto è diverso da tutto, ma niente è separato da niente. Guardate, questa è una grande verità. È la verità che tra i primi gli stoici hanno messo in luce. Leggeremo adesso delle cose avendo tempo. Zenone di Cizio, Seneca, Marco Aurelio, ma sono soltanto gli iniziatori di un percorso plurisecolare che conduce fino alla nostra Costituzione e al dovere di solidarietà, come cercherò di spiegarmi tra un attimo. Tutto è diverso da tutto, ma niente è separato da niente, tutto è connesso. Se uno solo di voi venisse a mancare, si creerebbe una sorta di voragine cosmica che cambierebbe il volto del tutto. Lo dice Hegel, l'avete studiato Hegel? Il vero è l'intero, è il tutto. Voi siete io, perché voi, io sono un piccolo, sono una piccola parte del tutto, ma sono importantissimo anche voi più di me. Perché senza di me e senza di voi, il tutto non sarebbe ciò che è. Non so se riesco a spiegarvi. Tutto è profondamente connesso. La dottrina appunto dell'Encaipana. Allora, avendo pochissimo tempo, dico ancora questo, cioè ne avrei tante da dire, ma 3 o 4 ore non basterebbero, credo. Quali sono allora le implicazioni etiche della teoria, della dottrina, della ontologia dell'Encaipana? Per cui tutto conduce a tutto, tutto è connesso. Oh, guardate, questo non è un tratto tipico soltanto del pensiero occidentale, eh? Mi viene in mente adesso un certo Nagarjuna, non so se ne abbiate mai sentito parlare, il maggiore esponente del buddismo Mahayana,
siamo nel secondo o terzo secolo d.C. Nagarjuna, in un libro bellissimo, Lo sterminio degli errori, dice: indipendente da altro non c'è essere alcuno. Tutto è diverso, ma tutto si coproduce. L'idea, la tesi della coproduzione condizionata. Tutto dipende da tutto. Io sono l'effetto di mille cause, le mucche che ho mangiato, mio papà, mia mamma, e a mia volta io sono causa di mille effetti. La tristezza dei miei studenti, la causa io, ovviamente. O il sorriso di Dennis, non so se mi pare, adesso non ci vedo bene. Non so se riesco a spiegarmi. Tutto è diverso. La mano è diversa dall'avambraccio, ma non è separata dall'avambraccio. La quinta D non sarebbe quinta D se non ci fosse la quinta F. E la quinta F non sarebbe la quinta F se non ci fosse, ovviamente, la quinta A. Il musicista di quinta A dove è andato il violinista, laggiù, ecco, eccetera, eccetera, eccetera. Tornando a noi, perché il tempo è veramente troppo poco, troppo poco, troppo poco. Quali sono le implicazioni etiche di tutto ciò? Facciamocelo dire da Marco Aurelio, da uno importante. Marco Aurelio è, ovviamente, come sapete, imperatore filosofo, grande storico, che in una sua opera colloqui con se stesso. Quest'opera viene tradotta diversamente, il titolo di quest'opera viene tradotto diversamente, ma in una sua opera innanzitutto ricorda che, mi permetto di leggere, ogni cosa è profondamente intrecciata con le altre e sacro è il filo che tiene legate le cose. Nessuna certamente può dirsi estranea a un'altra, congiunte anzi le une e le altre cospirano in un unico ordine, danno ordine ad un unico ordinato mondo. Il tema del filo d'oro, del filo sacro che collega tutte le cose. Tutti noi siamo uno, diversi ma uno, diversi ma uno. Implicazione etica. Mi pare libro undicesimo, il pensiero 4, Marco Aurelio. Ascoltate bene. Ho fatto qualcosa di buono per la comunità umana, e allora ne ho avuto un personale vantaggio. Il che io dico allo scopo che tu possa tenere sempre presente questo pensiero e non desistere mai. Ecco l'implicazione etica. Se tutto uno, se Giorgio Cardini dipende da me e io dipendo da lui, se mia moglie dipende da me e io dipendo da lei, se i miei amici dipendono da me e io dipendo da loro, sto guardando il signore qua a fianco, se io faccio il bene degli altri, della signorina Diana laggiù che vedo, mi sembra, se io faccio il bene degli altri e tutto è uno, questo bene finisce per fare cosa secondo voi? Se tutto è uno, se tutto è connesso e io faccio il bene degli altri, questo bene finirà per riflettersi anche su di me. L'ha detto Marco Aurelio. Ho fatto qualche cosa di buono per la comunità umana e allora ne ho avuto un personale vantaggio. Fare il bene della comunità umana. Guardate, qui non si parla. Gli stoici sono famosi per il loro cosmopolitismo, ce ne parlerà il professor De Gasperis tra un po'. Qui non si parla di patria nel senso di nazione confinata geograficamente in una certa zona del pianeta. Qui si parla di comunità umana. Se io faccio del bene per gli altri, in realtà ne traggo un vantaggio personale. Faccio anche, nello stesso tempo, il bene per me. Non so se sono stato chiaro. La moralità non va disgiunta dalla utilità. Ce ne parlerà il professor De Gasperis, credo, no? Quando parlerai di Cicerone e del De Officiis, sì. Ecco l'implicazione etica. Soltanto lo stolto, e sugli stolti gli stoici insistono tantissimo, soltanto il cretino, il perfetto cretino, non si sente parte del tutto. Si sente separato dal mondo, contrapposto al mondo, sente negli altri un potenziale nemico. Ma questo è un cretino, non ha capito niente. Non ha capito che en, kai, pa, tutto è uno. E che quindi, se aiuta il professor Costanzo, lui magari, è probabile, la prossima volta aiuterà me, se poi va bene.
probabile, non è certo, ma comunque ogni atto di gentilezza, ascoltate queste parole, ogni atto di gentilezza che noi compiamo poi si riverbera nel non reverso e fa essere il futuro magari più gentile. Questi sono gli stoici, ma questa idea così vecchia è l'idea che ritorna nel passo di Calamandrei che abbiamo letto. Ricordate quando leggevo quel passo che diceva che bisogna rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nel limite dell'Italia e del mondo, parla del mondo proprio, Calamandrei. È chiaro questo, non so se magari vi sto già stufando più che a sufficienza. Questa idea è vecchia, molto vecchia, vecchia di millenni, 2000 anni prima di Calamandrei, e non è confinata soltanto all'Europa o al mondo occidentale. Ed è un'idea vecchia, ma è anche un'idea attualissima. Vi faccio vedere, mi è venuto in mente, così rendiamo la cosa meno drammatica e pesante, vi faccio vedere un film, un minuto forse, di un film, o due, di un film recente, dei fratelli, anzi oggi sorelle, perché hanno cambiato sesso, Wachowski, che si intitola Cloud Atlas. Vedo Anna che sorride, perché l'ha visto recentemente. Anna Visconti. Dove questo tema della connessione del tutto torna in continuazione. No, avete visto Cloud Atlas? Sì o no? Stefano Croci dice di sì, gli altri? Tommaso? No. Boh. Vabbè, sto zitto, lo facciamo vedere. Ma questo per dirvi che cosa? Che quella roba lì, questo pensiero qui, che è a fondamento della nostra Costituzione, ragazzi, dovete, parlo ai ragazzi ovviamente, mi permetto di dare, di riferirmi ai ragazzi, questo pensiero qui, che è a fondamento della nostra Costituzione, è antichissimo, è vecchissimo, ed è sempre attualissimo. Guardate cosa, di che cosa parla questo film, lo possiamo vedere? Spegnere le luci, mi hanno detto di no, perché se no ci mettiamo poi mezz'ora a riaccendere, ok. Va bene, allora proviamo a vedere. La nostra vita non è nostra. Da grembo a tomba, siamo legati ad altri. Passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Ieri credo che non avrei mai fatto quello che ho fatto oggi. Sento come se qualcosa di importante mi fosse accaduto. È possibile? L'ho appena conosciuta, eppure mi sono innamorato di Luisa Ray. Mi hai salvato 2 volte ora. Tu cadi, io ti afferro. C'è un ordine naturale in questo mondo e coloro che tentano di capovolgerlo non se la passano bene. Vi invito a vedere questo film, non sarà un capolavoro, ma merita qualche riflessione. Il tema della connessione del tutto è il tema centrale di questo film. Vite che si incrociano e rimandano l'una all'altra in continuazione.
atti di gentilezza che plasmano il futuro, o anche di rabbia che plasmano in negativo il futuro, giacché tutto è appunto uno, tutto è connesso. Allora, per cercare di finire almeno la mia parte più rapidamente possibile, vorrei provare a, con una rapidissima carrellata storica, a vedere quanto di questa ontologia dell'Enkaipan, dell'uno tutto, del tutto è connesso, sia presente nel pensiero occidentale. Ovviamente dovremmo impiegare giorni, ma diciamo, facciamo solo qualche accenno all'ultimo mezzo migliaio d'anni. Chiediamoci quanti filosofi e letterati hanno rispolverato e sostenuto quest'idea per cui tutto è uno e pertanto noi abbiamo il dovere di solidarietà economica, politica e sociale nei confronti degli altri, come recita l'articolo 2 e l'articolo 4 della Costituzione che non abbiamo visto. Non c'è tanto tempo. Prendiamo in considerazione l'ultimo mezzo migliaio d'anni. Il 600. Il 600 è l'epoca di Spinoza, tra le altre cose, Baruch Spinoza, filosofo panteista, non so se qui i ragazzi hanno avuto modo di studiare queste cose, no? Che cos'è? Cosa siamo noi per Spinoza? Siamo modi, modificazioni dell'unica sostanza che lui viene chiamando Dio. Ma questa è una teoria filosofica molto sofisticata. Ci sono anche letterati che hanno sottolineato il fatto che nessuno di noi è isolato e che tutto conduce a tutto e che la morte di uno, anche solo di uno di noi, in qualche modo ci diminuisce o ci tocca. Mi sto riferendo alle Devotion di John Donne, in particolare alla 17ª Meditation, e qui vorrei chiedere a Bianca Guenzi, a Thomas Poletti e a Pietro Pasotti di leggerci questa una parte solo della Meditation 17ª. Mentre Pietro fa una sorta di accompagnamento musicale. Grazie. Nessun uomo è un'isola. Entire of itself. Completo in se stesso. Every man is a piece of the continent. Ogni uomo è parte della terra. A part of the main. Una parte del tutto. If a cloud be washed away by the sea. Se una zolla è portata via dal mare. Europe is the less. L'Europa risulta essere più piccola. As well as if a promontory were. Come se fosse un promontorio. As well as if a manner of thy friends. Come se fosse una proprietà di amici tuoi. Or of thine own world. Come se fosse tua. Any man's death diminishes me. La morte di ciascun uomo mi sminuisce. Because I am involved in mankind. Perché faccio parte del genere umano. And therefore never send to know. E perciò non chiederti. For whom the bell tolls. Per chi suoni la campana. Suona per te. Chiederei un applauso. Se non merita. Qui è chiaro il tema dell'Enkaipan. Nessun uomo è un'isola. E tutti noi siamo parte. O the main. E così any man's death diminishes me. E così ogni morte di uomo mi diminuisce. Il 600. 700 non abbiamo tempo, ma pensate, Lessing, Gottlob Lessing, il poeta dell'illuminismo. Poco prima di morire, viene a dirci, così almeno riportano i manuali, insomma. Viene a dirci testualmente, aperte virgolette, Enkaipan, solo questo io so, tutto è uno. E poi il 700 è anche l'epoca non soltanto di Lessing, il grande poeta dell'illuminismo, è l'epoca di Immanuel Kant, il grande filosofo dell'illuminismo tedesco.
E qui ci sarebbe veramente da passare ore e ore a parlare anche solo brevemente della sua etica, dell'etica kantiana, l'etica del dovere. Che cos'è il dovere? Il dovere è l'azione conforme alla legge della ragione, la legge morale. E che cosa dice la legge morale? Allora, ci sono tante formulazioni, lo sapete, noi ragazzi di quinta queste cose le abbiamo studiate, sono tante formulazioni diverse offerteci da Kant della legge morale. Forse la più chiara, la più immediatamente fruibile, intuibile, non è però nella critica della ragion pratica, secondo molti, ma nella fondazione della metafisica dei costumi, se non vado male, e se non vado errando, 1785. Quella formula famosissima che ci dice: agisci in modo da trattare l'umanità, guardate bene, l'umanità, non il nazionale compatriota, l'umanità intera. Agisci in modo da trattare l'umanità nella tua persona come nella persona degli altri, sempre anche come fine e mai unicamente come mezzo. Il che significa, in parole molto semplici, tratta te stesso e gli altri in modo da non prostituire te stesso e gli altri. Abbi rispetto per l'umanità che è in te e negli altri. L'unico vero movente dell'azione morale è la Achtung, attenzione, rispetto, il rispetto dell'altro. Trattare l'altro come un fine e non come un mezzo significa, miseria, soffrire, combattere la propria filautia, il proprio egoismo, le proprie naturali tendenze egoistiche. Essere morali, fare il proprio dovere, significa lottare con se stessi. Perché è chiaro che mi sarebbe molto più comodo, io preferirei veramente, non sto scherzando, essere a casa tranquillo, magari con mia moglie, a giocare alla PlayStation. Mia moglie non gioca alla PlayStation, va bene, ok, ma comunque, che ne so, a fare mangiarmi un gelato, va bene, d'accordo? Però io, siccome sono parte del tutto, vi voglio annoiare e sono qui a parlare di queste cose. Sarebbe molto più facile non pagare le tasse, no? È una naturalage, tendenza naturale, non pagare le tasse. Perché devo pagare le tasse? Oh, sì, però poi dopo non mi devo lamentare se gli ospedali non funzionano, le scuole non funzionano, eccetera, eccetera, capite? Essere morali significa combattere se stessi, significa vivere una vita in lotta. Se vuoi essere morale, devi compiere il tuo dovere, e se tu compi il tuo dovere, cioè tratti l'altro e te stesso, sempre come fine e mai come mezzo, come strumento per il tuo interesse personale e privato, porca miseria, non sarai mai felice. Ma chi se ne frega della felicità? Io non voglio essere felice. Quando so che un bambino muore di fame, o c'è una guerra, e dei bambini vengono massacrati, delle donne stuprate, ma non me ne frega niente della felicità. Io voglio essere dignitoso. Kant dice, nella critica della ragion pratica, che non sto qui a leggere, inoltre, che la moralità, la vita morale, non ti farà mai felice, ma ti renderà degno di felicità. Se tu vivi moralmente, sarai sempre in lotta con te stesso, sarai sempre in qualche modo insoddisfatto, dovrai sempre castrarti, dovrai sempre frenarti, dovrai sempre combattere te stesso, ma questo ti renderà degno di felicità. Si spera, è un postulato kantiano, nell'esistenza di un Dio che nell'aldilà faccia corrispondere ai miei meriti morali una felicità adeguata, ma si spera. E in ogni caso, se anche Dio non ci fosse, io sono tenuto a comportarmi seguendo la legge della ragione. Vedete, qui abbiamo dinanzi a noi una visione etica di tipo antiedonistico, antimaterialistico, e Kant è un sostenitore del cosmopolitismo, tra l'altro esattamente come gli stoici. Siamo tutti uno, e io non posso, se io sono parte del tutto, non posso trattare l'altro come semplice mezzo, altrimenti sono un cretino. Poi certo, ovviamente Kant insiste maggiormente forse sul tema della moralità che non sul tema dell'utilità, ma
la questione è sempre quella. Kant è un sostenitore del cosmopolitismo, è uno di quelli che teorizzano che per garantire la pace perpetua noi si deve concedere a tutti il diritto di visita. Il diritto di visita. Pensate al tempo in cui stiamo vivendo oggi. È un illuminista, crede nei valori della ragione, della legge morale. 800, la faccio breve, finiamola. Hegel, lo abbiamo già detto, il vero e l'intero. Tutto è uno. L'assoluto, che cosa... Avete parlato di assoluto tante volte, probabilmente, no, in Hegel. Cos'è l'assoluto? L'assoluto è il tutto, è ciò che non lascia niente fuori di sé, ciò che non è circoscritto da niente, è la realtà, è tutti noi. Non so se riesco a spiegarmi. E poi ce n'è uno che meriterebbe altre 4 ore di discussione, però la finisco. C'è un vero padre della patria, quello a cui per primo Calamandrei si riferisce nel 1955, il nostro gloria nazionale. Io lo amo, lo dico subito, quindi sia chiaro. Giuseppe Mazzini, che anche lui dice: dobbiamo finirla. Adesso qualcuno magari sarà un po' urtato, dobbiamo finirla con questa cultura dei diritti e ricordarci che innanzitutto noi abbiamo dei doveri dinanzi all'umanità di cui siamo parte. Mazzini critica la rivoluzione francese, forse esagerando, forse ingiustamente, perché dice: la rivoluzione francese ha insegnato la cultura dei diritti, ma la cultura dei diritti a sé stante che cosa genera? La rivolta dell'individuo, l'idea dell'aspettanza, mi spetta che lo Stato mi dia un lavoro, mi dia una casa, mi dia un X, un Y, uno Z, una piscina, eccetera. Ma cosa faccio io invece per la mia comunità? Non so se sono chiaro. Chissà se John Fitzgerald Kennedy nel 61, nel discorso di investitura, aveva in mente Mazzini. Guardate che Mazzini è famoso, era famoso a livello internazionale, forse più a Londra che non in Italia. Ma mi vengono in mente le parole di John Fitzgerald Kennedy quando nel 61 dice: smettiamola di chiederci che cosa la comunità, country, il paese, può fare per noi. Chiediamoci piuttosto cosa noi possiamo fare per il nostro paese. Dove è finita la cultura del dovere? I diritti sono fondamentali, sono sacrosanti, sia ben chiaro, ma sto certo dicendo che noi non siamo depositari di diritti, sia ben chiaro. Ma i doveri, ce li siamo dimenticati? Il dovere di solidarietà, il dovere della fratellanza, il dovere della sorellanza, il valore della fratellanza è il più dimenticato, dice una persona che amo, Luigi Zoia. Il valore della fratellanza è il più dimenticato dei 3 principi della rivoluzione francese: libertà, eguaglianza e fratellanza. Ci siamo dimenticati, abbiamo insistito tanto sulla libertà di fare ognuno quel che vuole, sull'uguaglianza variamente intesa, ma la fratellanza? Sapete qual è l'obiettivo ultimo che Mazzini si pone nei suoi scritti e anche nella sua azione politica? Mazzini non ha mica soltanto fondato la Giovine Italia, no? Ha fondato anche, lo sapete, la Giovine Europa. Mazzini pone come obiettivo ultimo da raggiungere in una tensione ideale che forse non ha davvero limite, quella che lui chiama, pone come obiettivo ultimo, quello bellissimo secondo me, quello che lui chiama, aperte virgolette, il banchetto delle nazioni sorelle. Noi dovremmo realizzare una nuova umanità dove tutte le nazioni si considerino tra di loro sorelle e banchettino assieme, il banchetto delle nazioni sorelle, l'idea della sorellanza universale. Non so se sono chiaro. Polentoni e terroni, neri, bianchi, gialli a pallini pua, tutti seduti a banchettare assieme. Per me bellissimo, per me è poi. Che cos'è una patria, dice Mazzini? Ma porca miseria. Una patria è una, testuale, operaia al servizio di Dio, virgola, cioè dell'umanità.
Anche Mazzini, che è un romantico, non è come Kant, un illuminista. Noi a scuola insegnano l'illuminismo, questa roba qua, il romanticismo, quella roba là, tutte palle. Ci sono autori che non sai collocare, sono loro e basta. Mazzini è cosmopolita tanto quanto Kant e ci dice, come Kant, esattamente come Kant, secondo il professor Carlini, che noi non dobbiamo porre a fondamento del nostro agire la ricerca della felicità. Basta con questa storia della ricerca della felicità. Come si può essere felici in un mondo in cui c'è così tanta sofferenza? Significa dimenticarsi degli altri. Finisco, prometto. Voglio leggervi un pezzo. Dunque, l'opera di Mazzini che vi consiglierei è questa, molto breve, che 1860, I doveri dell'uomo, non a caso, I doveri dell'uomo. A un certo punto Mazzini rimprovera gli educatori del suo tempo. L'Italia non era ancora unita, siamo nel 1860, ma Mazzini si rivolge agli uomini che hanno potere, che hanno il potere di educare il popolo, e dice, rimproverandoli, dice: ma dopo aver predicato per tutte le vie all'uomo che lo scopo della vita è il ben essere materiale, vorrete ad un tratto ordinargli di perdere il benessere e la vita stessa per procacciare condizioni migliori ad una classe che non è la sua? Dopo aver parlato per anni in nome degli interessi materiali, pretendete che l'uomo, trovando dinanzi a sé ricchezza e potenza, non stenda la mano ad afferrarla? Sta parlando degli educatori del 1860 o a noi? Forse a noi anche. Forse anche a noi. Non so se sono chiaro, magari non lo sono. Ah, avete il dovere di intervenire, ragazzi, di dirmi non ho capito niente. Mi sono spiegato. Chiudo. Non siamo cittadini italiani se non rispettiamo quelle cose lì. Non lo siamo. Non meritiamo il nome di cittadini, il titolo onorifico di cittadini italiani. Il dovere di solidarietà poggia le sue fondamenta su una filosofia precisa, che è anche cristiana, ho dimenticato di dire, ovviamente c'è la solidarietà evangelica, ci mancherebbe altro, ma poggia le sue fondamenta su una filosofia precisa, vecchia, veramente di millenni, la teoria dell'uno tutto, dell'enka e pan. Spero di essere stato chiaro, grazie, passo la parola a Flavio.